Ed eccoci, benvenuti, benvenuti. Siamo sulle live di ESMAC. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Salvatore Vullo, che lo vediamo già col pollice alto, e abbiamo Benedetta e Gaetano del Rustico di Cassino. Benvenuti a tutti. Ciao, Ciao. ciao Stefano. Ma soprattutto buon 1º maggio da ESMAC, e oggi abbiamo il piacere di una storia fatta di famiglia e una storia fatta di lievito madre. Prima di tutto abbiamo il piacere di farvi vedere una bellissima cosa fatta da Giovanni, che è il figlio di Benedetta. La mando subito online. Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della bellezza del mondo. Loro gli altri sono sempre più formati. In questo mondo, posto per tutti, la natura è ricca e sufficiente per tutti. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi avete il potere di rendere questa vita libera e magnifica, di trasformarla in una bellezza meravigliosa. Combattiamo tutti per un mondo nuovo, un mondo giusto che dia tutto il lavoro, ai giovani un futuro e agli anziani sicurezza. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando la guerra, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Uniamoci tutti, dedicato a tutti gli italiani. Ah, wow, che meraviglia! Che meraviglia! Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, una frase Cioè, che tocca il cuore. bellissimo, molto bella, tratta dal film di Charlie Chaplin del 1940. Pensate un po' quanto è antica questa, diciamo, questa frase. L'abbiamo pensata assieme agli amici del Rustico per dedicare questo 1º maggio a tutti, diciamo, gli italiani, ma principalmente ai lavoratori che oggi in maniera, diciamo, reale stanno avendo delle difficoltà sia dall'inizio del Covid, sia a pensare a quello che può essere il futuro del nostro mestiere, il futuro dell'arte bianca in genere. Oggi abbiamo voluto questo appuntamento in questa giornata così bella e così particolare proprio per dedicarlo a tutti i lavoratori e parlare di lavoro, ma non in maniera, diciamo, istituzionale o burocratica, ma parlare di lavoro, di risultati di lavoro. E il Rustico, assieme al nostro amico, diciamo, Gaetano, che è in diretta da Cassino, assieme alla sua, diciamo, fedele collaboratrice, hanno creduto per prima, qualche anno fa ormai, al fatto che ci si può evolvere e ci si può, diciamo, comunque trasformare. E io darei adesso la parola a Gaetano, che ci racconta in 1 minuto o 2 quello che desidera lui. Come una salumeria gastronomia diventa una bakery, diciamo, con quale tipo di pensiero, con quale cosa si affronta il cambiamento? E purtroppo è un tema, diciamo, Gaetano, attualissimo, quello del cambiamento. Cioè, oggi più che mai dobbiamo essere bravi a cambiare le nostre attività, evolvendole in qualche cosa sicuramente, diciamo, di più utile per le nostre casse, ma più utile, diciamo, principalmente per i nostri clienti che entrano nel nostro punto vendita e trovano un ventaglio di prodotti più grande che dia sicuramente una qualità eccelsa come fate voi, ma che dia principalmente per un servizio superiore e maggiore. Invitiamo e salutiamo tutti gli amici che ci stanno cominciando ad ascoltare a fare qualche domanda sia a Gaetano che
a Benedetta, ma anche a farci dei like e a mettere, diciamo, dei saluti. Buongiorno, anzi buon pomeriggio Gaetano, raccontaci il rustico e la sua evoluzione. Grazie, buonasera. Niente, noi veniamo già da una salumeria e anche lì siamo partiti da zero. Grazie a Dio la nostra fortuna è aver avuto tanti, tanti professori, tanti maestri. Dico il signor Bullo, buon Giovanni, è il nostro grande maestro ed è il testo che ci ha creati e ci ha aperto una finestra nel mondo della gastronomia. Okay? Quindi dopo una gavetta nella salumeria mi sono innamorato, diciamo innamorato un po' del lievito madre, del metodo di lavorazione, la nuova lavorazione. E così sì. ci siamo buttati dentro. C'era Benedetta che lei veniva da un'altra realtà. Ok, siccome ci collaborava con noi già in cucina, e insomma gli ho detto un giorno, Benedetta, tu te la senti di aprire un panificio? E lei mi ha detto, ci proviamo. E così sono partiti. È iniziata la nostra avventura. Ecco. Nostra avventura, ecco. Con Stefano che ci ha portato al lievito madre dal Piemonte, con, ti ricordi? Con sì, un secchio. Con secchio, con lievito madre di 40 anni fa, no? E quindi da lì siamo partiti, ci hanno fatto i corsi, hanno fatto la preparazione del lievito madre e tutto via dicendo. E così pian piano siamo qua e grazie a Benedetta e grazie a te che hai creduto in me. No, abbiamo creato delle grandi cose. Yeah. Anzi, io non immaginavo neanche di arrivare a certi livelli, anche perché è una ragazza, quindi portare avanti una neonata. E quindi così noi pensavamo di aprire un panificio per affiancare la salumeria, invece ci troviamo un'altra realtà, ci troviamo qualcosa che funziona troppo 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 bene e quindi non ci troviamo qua. Continuamente andiamo alla ricerca dei prodotti nuovi, delle ricette nuove, dei maestri, tipo l'anno scorso Bullos è stato qualche giorno con noi a insegnarci, a darci delle dritte, quindi andiamo avanti così, insomma. Dopo ci abbiamo benedetto, non è che ci vuole molto, insomma. Sì, vabbè, innanzitutto ringraziamo Gaetano che ha creduto in me fin dall'inizio, quando comunque ha detto Benedetta che vogliamo fare, ci proviamo, dai, perché comunque le cose nuove ci piacciono, ci piace lavorare, ci piace tutto che ci viene dato, ecco, e cerchiamo comunque di padroneggiarlo e renderlo nostro. E poi soprattutto di accontentare i nostri clienti, ai quali vogliamo un mondo di bene, veramente sono affezionatissima a tanti loro. E poi devo ringraziare soprattutto Dino Pisicchio, che è il mio angelo custode. Un abbraccio a Dino. Ci dimenticavamo, è lui che ha creato no, tutto, è lui che mi sostiene continuamente nei miei momenti brutti, belli, ed è lui che mi dà delle dritte, vero, nei miei momenti di conforto, e mi dice guarda Benedetta, la pazienza. E vedi spesso diciamo la categoria dei venditori, diciamo, chiamiamola così, ma sono dei consulenti, diciamo, di vendita, sono certe volte, diciamo, considerati solo delle persone che vengono lì e vengono a prendere, diciamo, i soldi, vengono a venderti qualcosa, ma la vera cosa è che, essendo, diciamo, comunque dei consulenti, io parlo per tutta la squadra, diciamo, di Esmac, certe volte c'è chi crede realmente, come avete fatto voi, e penso che Dino avrà, diciamo, sudato tantissimo per convincervi che quel cambiamento poteva essere utile, e magari dall'inizio, come tutti i venditori, sembra che vogliono venderti qualcosa a tutti i costi solo per fare degli utili loro. Invece lì Dino è stato bravo, perché vi ha, diciamo, proposto l'Esma Club, che era un concetto nuovo che si affiancava alla salumeria, che oggi si affianca anche alla ristorazione, ma si affianca anche
a quello che è, diciamo, la parte, diciamo, degli hotel. Quindi l'ESMA Club era ed è grazie alla vostra, diciamo comunque testimonianza, una cosa, un format che rende sicuramente migliore per un'attività. Quindi io ringrazio anch'io Dino che mi ha dato la possibilità, diciamo, di conoscervi e di vedere che il vostro locale è un locale innovativo che fornisce proprio dal salume all'antipasto, ai primi, ai secondi, di alta fascia, stiamo attenti, di alta fascia, ma di tutti, cioè è vero che sono di alta fascia, ma sono dei prodotti di tutti e per tutti, perché non è detto che l'alta fascia significa costo alto, l'alta fascia significa qualità garantita magari del territorio, e spesso le cose del territorio, dimmi tu Gaetano se mi sto sbagliando, non è vero che sono le più care, le cose del territorio molto spesso sono le più buone e le meno care, cioè hanno il giusto rapporto, diciamo, qualità-prezzo, cioè costano tanto quanto valgono, e quindi quel ventaglio che tu oggi stai offrendo è sicuramente un ventaglio di prodotti che grazie all'ausilio adesso di, diciamo, della figura di Benedetta, che tra l'altro diciamo ringrazio, che è tra le prime 5-10 donne forse in tutta Italia che, diciamo, che oggi fanno pane e che panificano, e quindi abbiamo, diciamo, la testimonianza di una delle 10 donne, diciamo, d'Italia. Scrive Sofia Zen: Benedetta, una grande donna. Hai visto? Quindi leggiamo su un'altra domanda. Brava Benedetta Valenti dice: io non ci vedo. Nida dice che sei una grande donna anche lei. Nida è la nostra collaboratrice. Ok, perfetto. Salutiamo tutti quelli che collaborano ovviamente con la vostra squadra, tua mamma che conosco e gli altri. Senti, parliamo... Devo un po' a lei la mia formazione. Io sono quella che, tra virgolette, senza modestia, mi definisco un po' una figlia d'arte, perché giustamente tutto quello che io posso dare grazie a lei, no? Un po' perché ce lo devi avere nel sangue, non è che te lo puoi immaginare di punto in bianco tutto quello che puoi fare. Chiaro. Collegandomi con il discorso di Gaetano, alla fine il panificio è quello che è andato un po' a completare quella caralità di Gaetano, no? Il prodotto di alta qualità e il pane va a inglobare tutto questo discorso poi, no? Quindi per questo io mi sono voluta distaccare tanto dalla sua linea guida. Cioè noi comunque panificando andiamo tutti i giorni alla ricerca di un prodotto di alta qualità, e fino adesso è un mio testimone che sono sempre alla ricerca di prodotti innovativi, di prodotti di alta qualità, e per comunque esprimere al meglio quello che comunque noi siamo e quello che noi vogliamo. Ok. Scusami Salvatore, mi sono dimenticato, noi parliamo di noi, però a chi dobbiamo? A mia moglie. Che ti sopporta. Che lei sta dietro le quinte, perché gli piace stare dietro le quinte, però è tutto lavoro suo. Dobbiamo dirgli grazie. Sì, è vero, non la crede molto in questo laboratorio. Specialmente nel panificio. Lei, sì. Sì. Punta molto in noi. È chiaro. Allora, grazie ai nostri collaboratori. Grazie. Assolutamente sì. Il mondo diciamo dei lievitati, il mondo del lievito naturale ti è entrato diciamo nelle vene, no Benedetta? Da quando ci siamo visti e ci siamo incontrati e hai conosciuto la possibilità di vedere le varie forme del lievito madre, abbiamo, come si dice, assieme ripreso il lievito madre liquido, no? E in quel giorno lo abbiamo pure, come fanno ormai, diciamo, parecchi che creano il loro lievito madre liquido, lo abbiamo battezzato. Non abbiamo chiamato il prete per battezzarlo, però insomma lo abbiamo battezzato in una maniera, diciamo, tra di noi, ecco, l'abbiamo battezzato tra di noi. E come si chiama il tuo lievito, Joe?
Sì, questo lievito perché praticamente io sono sempre stata alla ricerca di quello, cioè sono sempre stata uno attenta alla natura e per vedere tutto quello che lei comunque poteva darci, no? E ho ricominciato mentre lavoravo a capire che c'erano dei piccoli microorganismi nell'ambiente che mi permettevano, cioè che mi aiutavano a lavorare, ok? Per questo ho cominciato allora a cercare di catturarli, perché io dico sempre che noi non siamo dei... Vai con la retina. Noi li catturiamo, i lieviti e cerchiamo di padroneggiarli, ma sono loro che fanno tutto, però è così. E poi dopo, dietro, quando ho cominciato a sfornare pagnotte, mi sono chiesta, ma prima della pagnotta che ci sta? E allora sono andata un po' retroso, ho cominciato a studiare latte bianca. Ho fatto a settembre il corso, l'esame di ammissione in Richmond per incontrare i grandi maestri che comunque ho conosciuto lì. E da lì mi si è aperto un mondo veramente. Perché in quel momento ho capito che la mia forma di pensiero, perché io penso che sia proprio una filosofia di vita questa, la mia forma di pensiero finalmente era condivisa con delle persone, cioè loro la pensano esattamente come me, che non è che fai le pagnotte, ma che comunque vai alla ricerca della materia prima eccezionale, comunque stai attento alle temperature, alle umidità, a questo lievito che è vivo, lui è... ecco. Assolutamente sì. A tutte le nostre macchine, perché anche loro comunque hanno una vita, no? Sono vive anche loro. E da 6 anni che oramai fanno questo percorso insieme a me e io voglio bene a loro. Vedo, diciamo, che sei abbastanza, diciamo, contenta di quello che fai, quindi mi fa veramente piacere. Raccontaci un po', oggi siamo qui anche per scoprire, quindi chi vuole prendere degli appunti, Benedetta vi racconterà uno dei suoi panni, perché purtroppo, come ha detto lei, io la conosco bene ed è una persona che ricerca tantissimo, veramente. Lei usa solo farine di alta qualità, macinata a pietra, di filiera certificata, usa, diciamo, delle farine non tanta, diciamo, 00, perché ho capito che sei quasi allergica alla 00, ma non perché faccia male, diciamolo, ma perché lei proprio è alla ricerca di farine meno abburrattate. E quando gli feci la prima volta questa domanda, gli dissi: senti, ma il tuo pane comune qual è? Dice: guarda, il mio pane comune non è comune come tutti gli altri. Ho cercato di portare il nome pane comune, cioè per farlo diventare il nostro pane comune, che sia simile al pane comune del territorio, ma con degli altri, diciamo, comunque con degli altri principi. Quali sono questi principi e perché lo chiami pane bianco se non è un pane bianco? Allora, perché il pane bianco, allora, quella per me è sempre stata la sfida più grande, perché adesso Gaetano lo sa, io sforno tantissimi tipi di prodotti con tutte le forme, però per me la sfida più grande è il pane bianco, perché il pane che tutti mangiano e tutti fanno, e cercare di arrivare a fare questo prodotto di nicchia, per me è... Io non ci dormivo la notte, cioè non ci dormo tuttora, perché comunque siamo sempre in fase di miglioramento. E quindi ho incominciato a fare queste miscele di farine finché, tra virgolette, adesso siamo quasi arrivati ad una soluzione. Io utilizzo delle farine tipo 1, tipo 2 e semola rimacinata di grano duro nel pane. Nel pane bianco. Allora, però il lievito è fatto con farina bianca e anche il sale è bianco, quindi ci siamo. Sono le uniche due cose bianche, insomma. È il nostro pane comune, dai. Allora, la scelta di queste farine macinate a pietra perché? Perché comunque hanno una percentuale di glutine inferiore, e poi, essendo macinate a pietra, il risultato finale
visto che il chicco comunque durante la macinazione non subisce degli stress importanti e quindi comunque quindi non viene surriscaldato e mantiene comunque dei profumi e dei sentori e dei gusti che non hanno uguali. E poi perché la semola rimacinata di grano duro? La semola rimacinata di grano duro innanzitutto perché c'entra sempre Dino un po', no? Perché lui è pugliese, o no? Dino? Sì, e sì, è sempre la colpa sua. Un prodotto pugliese, quindi la semola, anche perché noi comunque siamo nel centro-sud dell'Italia e quindi un po' qui la semola è principe. E la semola però utilizzata con queste due farine così... così tra virgolette deboli, no? Così ricche di fibra. Sì, proprio perché la semola comunque è ricca di proteine, ok? Ha un glutine forte e quindi va a fare da sostentamento a tutto il resto. Questo. E poi le lievitazioni. Una volta arrivata la miscela giusta, che comunque poi alla fine ha un buon gusto, la lavorazione è anche importante. Perché non puoi semplicemente mettere acqua e farina in quella impastatrice e poi metti a lievitare e cuoci, no? Hai bisogno di tante attenzioni, le temperature, i tempi di maturazione. E per questo ti aiuti, diciamo, con le macchine, a questo sì, punto. Sì. Ma scusami Benedetta, cioè tu fai il pane e lo fai da sola? Sì, lo faccio da sola. E come fai da sola? So che fai una bella quantità. Cioè, fai da sola il pane. Qual è il tuo aiuto oggi? Allora, grazie comunque alla tecnologia ESMAC che aiuta tantissimo. Da sola tutte queste cose non le riuscirei a fare. Perché abbiamo una cella fermalievita. A parte, incominciamo dal lievito madre. Io il lievito madre lo tengo custodito adesso, da quando è ritornato in formalina. Custodito, quella è una bella parola. Dove l'hai trovata quella parola? Te la sei studiata da qualche parte? Custodito. Te l'ha detta Gaetano, dimmi la verità. No, te l'ha detta Gaetano. Abbiamo scritto un simno, qui custodiamo il nostro lievito madre, è vero. Brava. No, voglio farti i miei complimenti. Cioè, la parola custodire è una parola meravigliosa, capito? Guarda, sai, custodiamo. Io adesso sto parlando con voi, ma sono emozionatissima, perché parlare del mio lavoro è una cosa bella, quindi partendo dal lievito madre, la macchina rigeneratrice che comunque mi aiuta a lavorarlo e a conservarlo per le grandi quantità che comunque noi utilizziamo, perché noi utilizzando solo il lievito madre comunque facciamo tanti tipi di pane, non soltanto il pane comune, abbiamo il pane integrale, i cereali, facciamo baguette, sfilatini, la pizza, abbiamo pane di mais, di segale, dipende comunque dalla richiesta del cliente, quindi facciamo tanto. E dipende anche dalla stagionalità, perché so che tu tieni tanto anche al discorso stagionale. Adesso il pane integrale sta andando una bomba, perché tutti vogliono mettersi in forma per l'estate. Sì, è vero, cambiano tantissimo e noi siamo lì pronti a cercare di inquadrare il nostro lavoro, dai, ti dico. Quanto ci arriva per una domanda, quanto è importante ESMAC Lab nella nuova visione di attività, anche dopo questo periodo, nel rispetto delle materie prime e l'igiene nella lavorazione, nel laboratorio, nel magico mondo dell'arte bianca? Vuoi rispondere tu o rispondo io ad Andrea? È importante perché comunque noi comunque sono pochi macchinari che abbiamo, non necessitiamo di tanto spazio, di tanti elementi, perché comunque io lavoro, come stavo dicendo prima, con la rigeneratrice del lievito, che è una macchina semplice, pulita, fatta di acciaio e quindi giustamente non necessita di grande lavoro, che comunque poi mi tiene il lievito, non dico più conserva, altrimenti custodisce, perché altrimenti sono ripetitiva, che conserva il lievito anche per 2-3 giorni e quindi io lo tengo lì, non lo tengo in delle grandi casseruole oppure devo fare degli sforzi fisici esagerati, è lì,
Poi, ad esempio, dietro di me, a fianco alla Paneotrad, cioè la cella ferma lievita, lì praticamente io ieri ho fatto tutti i miei impasti che saranno pronti per domani. Quindi oggi io non ho lavorato e sono tutti lì dentro, completamente. Quindi è un grande, diciamo, comunque risparmio di tempo, è una gestione perfetta delle temperature e... Dato che utilizzi delle materie prime di ottima comunque qualità, quello che ne viene fuori è quello che vediamo lì davanti, che è quel pane, diciamo, meraviglioso che hai messo esposto lì. Raccontaci un po' il processo del tuo pane e poi parliamo della panificazione del futuro e secondo voi quali possono essere delle cose da poter aggiungerci oggi voi a quello che fate, che cosa potreste aggiungere di altro per garantire ancora di più per un servizio migliore? Però torniamo indietro e chiudiamo questo argomento del pane. Raccontaci in breve, ovviamente Benedetta, il processo del tuo pane bianco. Parti da queste tre farine in percentuali non ci interessa, però parti da queste tre farine, perché so che è la tua ricetta e che ci tieni. Non voglio dire di certe persone, sono segrete. Ok. Allora, quindi... Vai. Sì. Allora, dopo la miscela di queste farine, inseriamo il lievito madre, acqua e sale. Un'altra idratazione... E poi tutto in macchina, abbiamo la nostra impastatrice che tutti chiamano il mostriciattolo verde, no? Che anche lei veramente mi aiuta tanto, e comunque grazie alle alte velocità comunque mi riesce a dare una maglia glutinica che è sicuramente più importante di quanto impastiamo a mano. E poi dei tempi lunghi di puntatura a temperatura ambiente, quelli sono i miei segreti. Finché poi do la forma e tutto in frigo fino al giorno dopo, perché io comunque lavoro di giorno e non di notte, anche perché sono una ragazza, comunque sono una giovane ragazza e non potrei mai fare questi giochi. Giovane, se fa per dire. Ho 33 anni. È Gaetano giovane, no tu, scusami. Tutto in frigo la mattina fino alle 3:30, comunque è una cella che si può programmare, imposto temperature, umidità e quant'altro, e la mattina sempre grazie a questi forni che comunque quando arrivo alle 3:30 già sono accesi e impostati con le temperature che io ho dato in dei programmi. E questo è il risultato finale, il nostro pane, sì, semplice. Però frutto di tanto studio, veramente. Qual è il vero vantaggio oggi di un pane a lievito madre rispetto a un pane a lievito di birra, Benedetta? Cioè, che cosa ha un pane a lievito madre? Cioè, tu, se oggi parli con i colleghi, chiamiamoli così, che sono dall'altro lato della telecamera e che ci ascoltano, perché consigli un prodotto a lievito madre? Solo perché fa moda o perché ha comunque dei vantaggi? Beh, sicuramente anche le nostre nonne prima panificavano con lievito madre, no? Ok, quindi noi non facciamo altro che riprendere quello che era prima per poi portarlo oggi, ai tempi d'oggi, con una tecnologia diversa, cioè tutto più semplificato, però noi cerchiamo proprio, perché anche la scelta di queste farine diverse, perché noi cerchiamo di prendere quello che era la genuinità del passato. Il lievito madre aiuta innanzitutto alla conservabilità del prodotto e poi ha una grande digeribilità. È il profumo. Il profumo del lievito madre. Che è incomparabile. Quindi la conservabilità e il profumo, anche perché questo brutto periodo del coronavirus ci ha portato ad una conoscenza, io non so se da voi
e questo mi può rispondere anche Gaetano, se da voi sono arrivati dei clienti per chiedervi del lievito madre, ma è scoppiata veramente da parte dei consumer, da parte diciamo dei nostri clienti, da parte di tutta diciamo, la popolazione, una ricerca infinita su quello che è il lievito madre, sulla coltura, come si tiene. A voi è successo che vi vengano a chiedere del lievito madre e che cosa avete fatto? Gliel'avete dato? Hai visto qui? Anche no. Siamo molto gelosi noi del nostro lievito, perché ci girano tante storielle attorno dalle nostre parti. Allora, si dice che il lievito madre non bisogna mai farlo morire, perché se tu lo fai morire ti muore anche la parte tua, quella che rimane. Quindi, quella è una storiella. È già successo comunque, eh? È quasi una sorta di diciamo di cosa di ella diciamo una sorta di ella diciamo più del sud, cioè è come una specie diciamo come una specie di credenza, dai, cioè come quelle storie che si dicono se ti passa il gatto davanti non andare avanti ma torna indietro, no? È una sorta di roba così, però... Sì, però abbiamo dato piuttosto di impasti. Abbiamo dato anche il lievito, chiedendo ai nostri clienti di trattarlo bene. E dopo Benedetto gli ha fatto anche il video di come si può preparare, si può stendere una pizza bianca e una pizza rossa, e quindi col video... Abbiamo fatto dei tutorial. Io penso invece, sai Gaetano e Benedetta, che oggi... più che mai il lievito madre deve essere un diciamo uno strumento di condivisione e di congiunzione, perché mi raccontavano le mie nonne che invece quando in città il pane spesso si faceva in campagna, quando in città si ci vedeva per fare la spesa, perché si saliva soltanto per una volta a settimana per andare a fare la spesa grossa, non so Gaetano se ti ricordi, tu che sei più grande di ste robe qua, diciamo, si saliva soltanto una volta a settimana, ci si incontrava, a Milano si dice tra le sciure, però noi a sud erano diciamo quelle nostre contadine, si ci incontrava tra di loro donne e ci si scambiava questo pezzo di lievito madre che poi si portava in campagna e si ci faceva il pane. Io vorrei che non lo so, probabilmente subito dopo questo brutto periodo si tornasse tutti i panificatori come voi, quelli che hanno la facoltà di avere il lievito madre a casa, e purtroppo ancora non sono tanti, ma sono adesso una buona parte rispetto a quando io mi ricordo cominciavo a divulgare il Vangelo del lievito madre circa 18 anni fa, che si ritornasse di nuovo a condividere il lievito madre come mezzo di unione, di cioè come dire, come mezzo di aggregazione, capito? Salvatore, scusa, tu qualche anno fa mi hai detto che per 30 anni il pane l'abbiamo sottovalutato, l'abbiamo... Sì, è vero, l'abbiamo... è vero. Tu l'hai detto, Salvatore, ti ricordi? È vero, è vero. Quindi l'abbiamo trattato male, quindi bisogna... Oggi che ne abbiamo avuto la necessità, che qua c'è... Tu capisci che io, che faccio questo mestiere, che ho avuto delle aziende, che ho avuto diciamo, dei forni, dei panifici, oggi che mi sono trovato a fare, magari a non poter uscire a fare un po' di pane a casa, mi sono sentito quasi in dovere di non fare mancare quel pezzo di pane al centro della tavola. Perché come si fa a pensare una vita senza pane? Allora, guarda, cioè, è bellissimo perché poi ti arrivano, ne stavo parlando proprio prima con Gaetano, che un cliente gli ha mandato un messaggio con una fotografia, gli ha fatto vedere il suo tavolo apparecchiato. Posso? La signora mi ha mandato un messaggio, posso leggerlo? Lo leggo. Vai. Mi fa tanto piacere. Con questo tavolo apparecchiato, con tutti i nostri prodotti e il nostro pane. Tanti sono i clienti che ci mandano queste fotografie. Quindi è una cosa molto bella. Sicuramente delle soddisfazioni, assolutamente sì. È vero. E per questo anche io, a parte comunque vengo da un liceo artistico, ho frequentato per qualche anno anche la facoltà di architettura,
mi piace decorarlo perché comunque il tavolo deve essere bello con il nostro pane, cioè è un elemento in più che non deve mancare. Anche per questo io la sfida con me stessa con la realizzazione di questo pane comune, no? È bello condividere con tutti, con sapere che a Cassino comunque mandano il nostro pane, ma non solo a Cassino, perché vengono anche da fuori, le persone. Questo Benedetta deve essere un messaggio per tutti quelli dell'arte bianca. Ragazzi, oggi se vogliamo pensare al futuro della panificazione, io lo dico ormai quasi in tutti i video che faccio, e dico sempre questa frase: il futuro sta nel nostro passato, e la voglio ripetere veramente in continuazione finché le persone si convinceranno che veramente, se vogliamo fare un passo avanti, dobbiamo guardare dietro. Quindi è sicuro che il lievito madre, se il messaggio ci arriva dalle casalinghe, cioè se il messaggio ci arriva dai nostri clienti che fanno il pane a casa con lievito madre, io dico a tutti quei panettieri che ancora magari non hanno avuto né la possibilità né il tempo di fare, diciamo nel senso dei prodotti con il lievito madre, di informarsi tramite social, tramite il web, tramite tutto quello che vuoi, tramite anche le testimonianze come queste che ci abbiamo di qua. Io non riesco a passare la mano, vedi, non riesco a passare di qua, come quella, diciamo, del rustico, che veramente non sono pagati per dire queste cose, le dicono perché sono, diciamo, soddisfatti del loro pensiero, che è stato, diciamo, trasformato in un progetto che oggi è il rustico. Questo è anche un nuovo lievito. L'altro giorno ho generato un lievito con la farina di tipo 2. Io prendo anche il caffè. Vai. Questo è un lievito con farina di tipo 2, sempre macinato a pietra. Sto facendo degli esperimenti, vediamo come va. Però sembra che per avere 2 giorni reagisce bene. Ci sono, quindi, mi vogliono bene questi microorganismi. No, molto bello. Vivere il lievito madre come un componente della famiglia significa vivere già con gioia la vita, capito? Cioè, qualsiasi essere di questa terra, anche un microorganismo, va rispettato perché è un componente del mondo, è un componente della nostra vita. Quindi penso sia la cosa più saggia da fare. Riprendiamo la cosa noi. Assolutamente sì. Vi faccio una domanda, dato che l'argomento di oggi era quello della panificazione, cioè dell'evoluzione in panificazione. Oggi assieme a Benedetta abbiamo parlato, diciamo, dell'Esma Club, ma lanciamo anche l'hashtag che vedete sotto: tecnologia per l'impasto a lievito madre. Quindi da domani, Benedetta, se metti qualche post col tuo pane, metti anche l'hashtag tecnologie per impasto lievito madre. A proposito, diciamo, comunque di futuro, a proposito di tutto quello che sarà il ritorno graduale, ovviamente purtroppo noi ci aspetteremo un ritorno veloce, però ci sarà un ritorno graduale, e per fortuna che le temperature si stanno alzando, quindi il fare la fila fuori davanti al negozio non sarà un problema per tutti, perché ci può essere il diluvio universale, ma stiamo andando incontro alla stagione estiva. Quindi quello che dico a tutti quelli che sono sintonizzati adesso è: aiutiamo gli artigiani italiani, andiamo a comprare italiano, che è la cosa più fondamentale che ci possa essere, perché solo così possiamo aiutarci fra di noi. Lasciate perdere gli ordini su Amazon, sulle cose. Aprite la porta di casa, andate dal vostro artigiano e andate a comprare da lui, perché così i soldi e l'economia ripartono in maniera più veloce. Sei d'accordo, Gaetano? Sì. Anche perché ci sono tanti giovani agricoltori oggi e il numero di questi sta aumentando esponenzialmente. Ci sono tante imprese agricole comunque gestite da dei giovanissimi,
che comunque credono soprattutto nel territorio, ed è bellissimo, bello, bello, bello veramente, perché quello che ci può dare la natura, tanti non se ne rendono neanche conto, però cercare di saperla trasformare osservandola è soddisfacente, è una cosa che ti riempie tanto. E poi facciamo mangiare sano i nostri figli soprattutto. Cioè, mio figlio... Sì, vai, io mentre leggo, diciamo, per una domanda. Cioè, mio figlio è nato e cresciuto con questa filosofia. Cioè, lui mangia i suoi salumi e i suoi formaggi da quando era neonato, mangia il prosciutto crudo di Gaetano e non ne vuole altri. E quindi l'importante è inculcare, far capire questo in primis ai nostri bambini, perché sono loro il nostro futuro soprattutto. Quindi credere in loro e raccontargli queste storie. Però volevo... Intanto... Vai, Gaetano. Il nostro pane, comunque... si mantiene 5-6 giorni, questa è una cosa importante, che non si butta via neanche una moliga, anzi non bisogna buttare via una moliga, perché se lavorate con l'ibero malato, ti dura, quindi questa è una cosa molto importante. È un altro vantaggio, sì. Intanto diciamo saluto Enzo Pinomalli che ci diceva buonasera Maestro Vullo e... faceva, eccolo di nuovo, e faceva per i complimenti a Benedetta per la tua passione. Quindi grazie Enzo, grazie tantissimo. Adesso siamo quasi in fase, diciamo, di chiusura, non sembra, ma sono passati 45 minuti. Facciamo quest'ultima domanda a Benedetta e al nostro amico Gaetano. Il futuro della panificazione, così chiudiamo alla grande. Vi sentite di dare un consiglio a chi vuole aggiungere al suo panificio, a chi vuole aggiungere alla sua salumeria, al suo diciamo ristorante, alla sua pizzeria, diciamo un pezzo di Esmac Lab per produrre qualcosa di nuovo? Mi spiego meglio, qualsiasi settore secondo voi si può evolvere come avete fatto voi da salumeria, diventare anche una bakery, diciamo un bakery bistrò? Cioè può cambiare il panettiere da semplice panettiere a bakery bistrò, la salumeria diventare anche, diciamo, qualcos'altro? Sì, può succedere questo, perché io, Gaetano, da salumeria e gastronomia di alta qualità si è trasformato in un panificio e noi lo stiamo evolvendo ancora, no? Io non faccio solo pane, comunque facciamo delle pizze in pala, pizza in teglia, facciamo anche della biscotteria, ho fatto i panettoni artigianali, colombe, cioè comunque... ci dedichiamo un po' a tutto. Il panificio come ti apre il mondo, il panificio, sì, apre sì. Tutto. Non è detto che un ristorante, sì, non è detto che un ristorante non possa investire in questo, perché comunque sicuramente sarebbe agevolato. È come se va a dare un valore aggiunto alla sua attività, perché no un ristorante fare del pane proprio, oppure dei dolci, qualsiasi cosa, io faccio di tutto veramente quello che si può trasformare dalla farina. E quindi nessuno meglio di noi possiamo dire che bisogna provarci, perché noi siamo partiti da zero, noi di farina non ne sapevamo niente, ok? Quindi... Anche perché sulle nostre liste non ci mettiamo dei salumi comuni, cioè mettiamo i suoi salumi. Bisogna crederci, dai. Noi siamo riusciti a realizzare sempre tutto in niente, quindi dai, bisogna crederci. È fondamentale che Tano e Benedetta capire che oggi Esmac non vende macchine, vende, diciamo, dei concetti che... Per quello mi sono amore, se no magari non avrei fatto questo passo, capite? Perché io c'ho ancora nelle mie orecchie mia mamma che alle 5 la mattina sentiva che ammassava il pane, si diceva, così, pac, 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 pac. Quindi questo volevo io, capito? Ho avuto la possibilità di avere l'ESMA
con suo libro madre e quindi ci siamo buttati dentro. Solo questo, capito? Ma non solo, penso che siete state anche, diciamo, seguiti qui sopra nelle immagini, Stefano, sia che io, insomma, siamo sempre stati vicini, insomma, cioè, quello è quello che voglio far capire. Un'azienda sono delle macchine, ma un'azienda è sempre comunque formata da uomini, e quella è la cosa, diciamo, più mi piace uno spot di una nota azienda che dice persone oltre le cose, noi siamo anche quelli. Grazie Gaetano, grazie Benedetto. Grazie a voi. Ciao ragazzi, grazie. Buonasera. A voi. Ciao, grazie. Grazie. Vorrei ringraziarvi tanto, vorrei darvi un grande abbraccio, diciamo, virtuale, perché Gaetano sei stato bravissimo, eri visibilmente emozionato, ma sei stato veramente bravo, e bravo soprattutto perché hai creduto nella giovane Benedetta, insieme avete fatto una boutique del pane che è strepitosa. Bravi, 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 e un in bocca al lupo per il futuro che sarà sempre più rosio. Nel frattempo ringrazio tutti quelli che si sono collegati. Abbiamo anche sfatato il mito dei panettieri uomini, perché oggi abbiamo visto quanto è brava e quanto è preparata una panettiera donna. Quindi viva le donne, dai! Certo. Da a proposito... lui, Salvatore, la devo dire, questo panificio qua è portato avanti da quattro donne. Solo donne. Povero te, Gaetano, povero te. Come fai a sopportare? E diamo sempre un grazie di ciao Bella. No, bravi. Bravi. Bravi, 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 brave, anzi. E a proposito di donne, vi anticipo che dalla prossima live io purtroppo non ci sarò più, perché torno a lavorare in giro per i panifici d'Italia, e ci sarà la nostra collega Giorgia che farà da moderatrice, quindi ci rivediamo nella prossima di live Esmax, sempre alle 17. Nel frattempo vi ringrazio tantissimo, ciao, e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao Stefano, ciao, grazie, ciao Gaetano, ciao Benedetta. Buona fase 2 a tutti, buon rientro e buon lavoro. Viva il primo maggio e viva la festa dei lavoratori. A tutta l'Italia, da Salvatore Bullo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.